Giù le mani, il diritto di contare. Questo è il titolo del concorso della nona edizione del premio Semplicemente Donna, che ha assegnato borse di studio agli studenti delle scuole aretine che hanno aderito al progetto. La tematica è quella del contrasto alla violenza sulle donne e la parità di genere. Gli elaborati dei ragazzi sono stati molto profondi. Per alcuni molto toccanti. E questo ci spinge ancora di più ad andare avanti su questo versante, perché abbiamo capito veramente quanto i giovani, nel momento in cui ascoltano con le proprie orecchie, toccano con mano situazioni molto particolari, siano sensibili. Quindi bisogna continuare a fare cultura, educazione, sensibilizzazione nei giovani, perché saranno il nostro futuro, e se vogliamo una società dove la disparità tra uomo e donna e la violenza tra uomo e donna venga debellata, dobbiamo continuare su questo percorso. La premiazione presso la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Temi appunto che hanno dei risvolti anche molto molto delicati, l'hanno saputo affrontare dando la loro interpretazione, e questo è proprio l'obiettivo di questo premio in particolare, del premio Semplicemente Donna, ma è il nostro obiettivo come istituzioni, perché dalla profonda revisione culturale, dalla profonda inversione culturale è che possiamo aspettarci poi i risultati sperati, e quindi vedere un cambiamento di mentalità.